Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di oggi, mercoledì 20. Che giorno è oggi? 23 gennaio. E mi sono dovuto calmare questa mattina perché mi ha preso proprio il nervo quando ho visto i giornali. Devo dire la verità, anche perché io non so da che parte stare, nel senso che molti di voi iniziano a dire: ma sei diventato un sovranista, sei diventato un grillino. Figurate voi se sono diventato un grillino. Ma oggi io leggo i giornali e dico: ma siamo veramente impazziti, siamo veramente impazziti. Ci sono due questioni di contorno, ma che vedrete più tardi, e una questione fondamentale. La questione fondamentale è la questione internazionale. Allora, possiamo dire e dare credito alla minchiata della moneta francese, del franco che sta diciamo, sfruttando l'Africa? Probabilmente non come l'hanno messa quella dei Movimenti 5 Stelle, una vecchia battaglia della sinistra sulla decolonizzazione, come dice Di Battista. Figuratevi voi se io ho minima simpatia nei confronti di queste teorie complottiste nei confronti dell'Africa. Apro la parentesi e chiudo la parentesi: il 90% dei migranti che voi vedete venire in Italia sono anglofoni, non c'entrano nulla con la parte dell'Africa che è più o meno legittimamente sfruttata, legittimamente si fa per dire, dai francesi. Ma il punto fondamentale oggi è che tutti quanti i giornali ci parlano del patto di Aquisgrana, che tra l'altro era la capitale del vecchio Sacro Romano Impero. E i francesi, i tedeschi decidono di mettere insieme cooperazione militare che i tedeschi non hanno e i francesi hanno, e diciamo in realtà dietro a questo patto si nasconde quello che è avvenuto 60 anni fa, quando non c'era Salvini, e cioè un accordo tra francesi e tedeschi per governare questa Europa. Un accordo che abbiamo visto 20 anni fa nei fatti, quando loro sforavano il bilancio andava bene, mentre quando lo sforiamo noi non va bene. Un accordo per il quale l'export in eccesso dei tedeschi, che è uno dei motivi, un po' come il nostro debito per di violazione dei parametri di Maastricht, non viene considerato. Insomma, il motore franco-tedesco c'è sempre stato. Oggi però sembra che il motore franco-tedesco non lo leggiamo come l'abbiamo letto sui giornali fino ad oggi, come un rischio per un'Europa che sia attrazione soltanto di due paesi, soprattutto perché è diventata a 28 o a 27, ma perché sembra che sia colpa dei populisti, che sia colpa di Salvini, cioè che Aquisgrana derivi da Salvini e non dalla normale dimensione, diciamo, franco-tedesca di questa Europa, trazione che esiste da 100 anni, diciamo non 100, ma comunque dalla ceca in poi, dall'accordo sul carbone in poi, che in nuce diede origine al. Vabbè, ma voi direte: questo non ti sconvolge, non ti arrabbiare, non. No, mi arrabbio, perché qui l'accordo di Aquisgrana è un accordo fondamentale, vi può piacere o, non può, o può anche non piacervi, però ragazzi, non possiamo far finta, cari giornalini dei miei stivali, che sia tutta colpa di questo governo. Non è possibile. Oggi su Repubblica leggo che questo governo, grazie ai suoi rapporti con la Francia, sta compromettendo due grandi dossier, che sono quelli all'Italia e Fincantieri. No, 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 no. Cazzata! Fincantieri, che comprava dei cantieri francesi di Saint-Nazaire, che erano proprietà dei coreani e che usciti i coreani se le volevano comprare a Fincantieri, Macron, l'europeista, ci ha fottuto prima che arrivasse Salvini. Molto prima, molto che facesse, prima che facessero i populisti, ha fatto il sovranista, come lo fa a Ventimiglia, ben prima del fatto che gli italiani attaccassero i francesi. Chiaro? E come quello è valso per tanti altri dossier. Così come all'Italia, il problema dell'Italia, se volete, l'ha creato Berlusconi quando ruppe il patto con Air France, o Air France, se volete, completamente statale, che pretendeva sostanzialmente di comprarsi all'Italia a quattro patate. Stiamo parlando del passato. E oggi è colpa, ovviamente, di Salvini e di Di Maio. Anche se non li ami, anche se non li hai votati, quando vedi che i giornali hanno questo atteggiamento, quando io leggo Monti in prima pagina che mi dice: un paese prima del partito, ha detto di lui, certo che il paese l'ha venduto a tedeschi e francesi, tecnicamente venduto sull'altare di quell'austerity che oggi Juncker dice che non serve più a nulla o che è stata fatta male, e lui sta ancora là. Sta ancora là. Tra l'altro, leggetevi il pezzo di Pilati sul mio sito, che vi spiega veramente che cosa c'è dietro
al passaggio di Juncker, diciamo alle critiche di Juncker all'austerity. Noi stiamo, quello critica l'austerity e noi siamo più realisti del re. Ma vado avanti, perché oggi il nervosismo è totale, totale. L'altra questione fondamentale è che i tedeschi tolgono il loro apporto alla missione Sofia. E come? Uno dei paesi toglie le navi dalla missione di salvataggio europeo. Salvini ovviamente gli risponde, come risponde un sovranista, meglio perché a noi di quella missione ci interessava poco. E noi che facciamo? Ah, vedi, 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 i tedeschi tolgono, invece di attaccarli da sinistra, come ci hanno detto i giornali oggi, l'accoglienza, i porti, il Mediterraneo, quelli tolgono una nave che peraltro ancora non c'era e noi lì ne prendiamo lo spunto per dire, vedete, i tedeschi non ci appoggiano. E fanno morire persone, non lo scrivono perché Salvini è cattivo. Io dico, a questo punto veramente ti viene da ridere. Ma la cosa peggiore di oggi sono due. La prima riguarda Lino Banfi. Allora, Lino Banfi, secondo tutti quanti i giornali, tutti, è stato nominato all'UNESCO. A parte il fatto che l'UNESCO è una cagata che si sarebbe dovuta eliminare da anni. L'UNESCO è quella che si inventa le cagate su Gerusalemme e sul mondo arabo e su di chi è Gerusalemme. Ma lasciamo perdere tutte le cagate dell'UNESCO. Non è stato nominato all'UNESCO Banfi. Voi direte, ma cosa stai dicendo? Tutti i giornali dicono che è stato nominato all'UNESCO. No, non è stato nominato da nessuna parte. In un'assemblea fatta di 50 persone, 50 persone, oggi lo leggete per esempio sull'intervista fatta a Pupi Avati sul Fatto Quotidiano, in cui tutti sono nominati con criteri assurdi, cioè Pupi Avati va bene, perché Pupi Avati è Pupi Avati, io figuratevi voi se non mi piace il bolognese, uno dei pochi cattolici di Bologna che non ha fatto il comunista in tempi d'oro, quindi lo adoro Pupi Avati, ma Pupi Avati che cosa dice? Sono 50 persone, non siamo stati mai convocati, è un'assemblea consultiva e comunque il rappresentante dell'Italia in questo inutile ente che si chiama UNESCO è un ambasciatore, quindi Banfi non rappresenta nessuno. Fiumi di parole per dire il Banfi, il non laureato, la cultura, Gramellini dolente. Ma dove siamo arrivati, signora mia, con Banfi all'UNESCO? Non è l'UNESCO. Non vedo perché si deve avere questo razzismo nei confronti di Banfi solo perché piace a milioni di persone. Terza cosa, perché il senatore del PD Marchetti è in questa Marcucci è in questa assemblea insieme ad altre 49 persone e Banfi non può, che c'ha la lebbra? Banfi c'ha la lebbra? Perché aver fatto il cinema popolare vi fa schifo? Lo vedete? Ma anzi no, non lo vedono il cinema popolare, perché loro si guardano solo Celentano, il cinema popolare non lo guardano, Banfi gli fa schifo. Non è stato nominato all'UNESCO, non prende una lira, è un'assemblea di 50 persone, non è mai stata convocata, ce ne sono altre 49 di nomina politica, ma Banfi non va bene. Perché non va bene? Perché fa parte di quella cultura popolare. E poi dici che questi, alla fine. Oggi leggo su Repubblica straordinario, no, ve lo leggo il titolo di Repubblica, che è l'altra cosa che ti fa venire il sangue al cervello. Vi ripeto, io questi qua li trovo non incompetenti che non me ne frega niente, ma che fanno dei disastri come sulla finanziaria. Ma quando vedo lo schieramento dei giornali intellettuali, che l'unica cosa che riescono a dire a questi qua è di Banfi. E della missione Sofia, io oggi leggo il sondaggio che rilancia il PD. Oggi io leggo, giuro, giuro, su Repubblica, il sondaggio che rilancia il PD. Calenda si può arrivare al 30%. Va bene, perfetto. Allora, voi dovete immaginare il mondo come era prima, con Calenda il sondaggio che arriva al 30%. Io Calenda lo trovo un ottimo ministro, ma voglio semplicemente darvi l'informazione sull'idea della fake news. Se la prendono, giustamente, con Lannutti. Lannutti è un personaggio orrendo, senatore del Movimento 5 Stelle, ma era orrendo non solo per la stupidaggine, per l'irrealtà, per la fandonia, per il complotto antisemita che ha citato ieri su Twitter, ma la sua carriera è stata basata sul complottismo, lui ha vissuto e ha fatto finta di difendere i consumatori per tutta la sua vita. Grazie alla quale ha preso prima un seggio con Di Pietro e poi oggi con il Movimento 5 Stelle. Già questo ve lo dovrebbe raccontare Lannutti. Oggi però, voglio dire, si combatte Lannutti con la fake news di Banfi che va all'UNESCO, con la fake news che
Che è colpa di Salvini se tedeschi e francesi si mettono d'accordo? Secondo voi si combatte così con la fake news che il Partito Democratico arriva al 30%? Perché se così si combatte, oggi i giornali. Ma non vi. Vado oltre. L'altra cosa che oggi mi ha fatto venire il sangue al cervello è questa qua. Ve la faccio vedere, il principale quotidiano italiano. Oggi l'ho comprato anche in carta, il Corriere della Sera. Sarà contento Cairo che ho pagato 1,50 euro invece di avere la mia rassegna stampa. Allora, vi faccio vedere questo giornale, poi voi mi dovete dire se vi sembra verosimile Bolsonaro. Bolsonaro è come Salvini, sul palco di Davos, e su questo è fattuale. Spiagge e affari, venite da noi. Il presidente dell'ultradestra vende il Brasile, accolto da timidi applausi. Una merda. Poi Colonnino di Rocco Cotroneo, i guai del figlio. Tra giri di soldi e squadroni della morte a Rio. Questo è il Corriere della Sera. Poi Bolsonaro vende il Brasile. Nel frattempo il figlio è un ladro. Benissimo, leggo il Sole 24 Ore di oggi, grazie al cielo poi abbiamo la possibilità di leggere tanti altri giornali, e quello che dice il Sole 24 Ore è quello che è chiaro tutto. Questo è il nuovo presidente del Brasile, va in un consesso mondiale di finanzieri e dice alla finanza del mondo: guardate che il Brasile è un paese solido, fidatevi che qui è il buon posto per investire. Se questa cosa l'avesse fatta Lula, che era un mito dei giornali italiani, in galera per corruzione e comunista, ma di quelli veri, così, figuratevi se gli avessero, se gli raccontano un titolo. A questo c'ha il figlio, magari, che c'ha dei problemi con gli squadroni della morte. Quello è in galera, 12 anni per corruzione, l'amichetto dei nostri corrispondenti e di tutta la sinistra internazionale, a cui stringevano la mano Renzi e compagnia cantante. Adesso invece Bolsonaro, che va da Davos e dice: investite da noi, vende il Brasile. Io lo dico, ma io non lo conosco sto Bolsonaro, magari farà un sacco di minchiate, ma il pregiudizio nei confronti di uno che non è un comunista, solidarista e sudamericano è straordinario. Ti viene la serietà, dice, dei quotidiani. Non è finita, perché oggi proprio ce l'ho per tutti, perché mi è venuto proprio, comunque il Sole dice: riforme per attirare investimenti esteri. Questo è quello che ha detto Bolsonaro ieri. Quindi riforme per attirare investimenti esteri, il Sole 24 Ore. Invece per il Corriere della Sera, il presidente dell'ultradestra che vende il Brasile, dell'ultradestra. Eh sì, è bravo Alessandro, erano gli amici di Chavez, no? Gli amici di Chavez. Per fortuna che ogni tanto il foglio diventa e ritorna il foglio. Oggi c'è una doppietta straordinaria, ieri non ho fatto la rassegna, su Oxfam, che è come Lannutti. Oxfam e Lannutti fanno finta di avere delle cause straordinarie, ma in realtà vivono di, come posso dire, di épater les bourgeois, vivono di impressionare i borghesi, che sarebbero tutti quanti quelli che leggono queste minchiate. Oxfam dice: 26 persone al mondo sono le più ricche di tutti, sono aumentate le disuguaglianze. Stupidaggini! Oggi, in maniera straordinaria, il Foglio, unico giornale al mondo, smonta questa minchiata di Oxfam e lo fa con due pezzi, uno di Giuliano Ferrara, favoloso, diciamo un po' più letterario, l'altro più fattuale di Stagnaro, dell'Istituto Bruno Leoni, penso sia ancora comunque un liberale doc, il quale ricorda una cosa banale e che ricorda anche questo rapporto, che si dimentica però di sottolinearlo, che nel 1990 c'erano 1,9 miliardi di persone al mondo che vivevano al di sotto della soglia della povertà. A quanti si sono ridotti questi 1,9 miliardi? A 736 milioni, cioè men che dimezzate le persone che vivono al di sotto della povertà. È ancora sufficiente? No, ma pensare che si siano aumentate le disuguaglianze quando in realtà i più disuguali, cioè i più poveri, hanno elevato di poco, troppo poco, ma la loro situazione è una di quelle fake news colossali in cui, dice giustamente Stagnaro, questi di Oxfam pensano più alla loro visibilità che alla credibilità dei loro numeri, cosa che io associerei anche al, come si chiama, al mitico Lannutti. Va bene, io direi che per oggi è tutta. Sul mio sito tante altre cose. Sì, la disuguaglianza va bene quando la disuguaglianza è clara, floria, quando la disuguaglianza porta a maggiore ricchezza per le persone meno deboli. Va bene, più deboli. Direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it, e oggi veramente mi hanno fatto incavolare.